Ma è molto semplice, siccome viaggio tanto per lavoro e quindi quando vedo i bambini li vedo, non li vedo spessissimo, li vedo di solito durante il weekend, sono ancora piccoli, e quindi ho iniziato a raccontare delle fiabe, invece di leggere fiabe scritte da qualcun altro, le raccontavo io. I miei bambini mi chiedevano, racconta una fiaba sull'albero e il maiale, e allora iniziavo a raccontare un'mezz'oretta di fiaba. Poi a un certo punto, siccome mi hanno detto, ma alcune sono molto belle, perché non provi a scriverle così per divertimento, ho iniziato a scriverle una, poi un'altra, e un'altra, che è quella, no, di cui andremo a parlare, questo Arturo l'unicorno, me l'ho scritta e l'ho anche illustrata, già che c'ero. Adesso facciamo tutto il lavoro completo. Arturo e l'unicorno ci riporta in una Bergamo del 1500. Sì, Bergamo 1500 sotto il regno di Venezia. È la storia di un ragazzo, un bravo ragazzo di campagna che va in città per lavorare e ca a causa di brutta coincidenza, una serie di coincidenze negative, finisce in disgrazia, finisce in prigione, momenti molto difficili anche di sopravvivenza, e poi non molla mai, ci sono degli amici che lo aiutano e grazie anche a un po' di arte e di magia alla fine riesce a riuscire dalla situazione, risolvere i suoi problemi, mettere a posto le ingiustizie che gli erano state fatte e come sempre la storia dei bambini finisce, no, finisce con tutti felici e contenti, no? Che in un certo senso mi sembrava anche una storia che può essere utilizzata, può essere ai giorni nostri, visto che siamo in una situazione terribile. E dove si dice non mollare mai e tutto andrà bene, no? Quindi è una storia che in un certo senso può essere interpretata anche alla luce di quello che sta succedendo adesso a Bergamo, soprattutto e nella Val Sariana. Arturo e l'unicorno è una fiaba con cui si possono aiutare persone in difficoltà. Esattamente. Mi hanno contattato, io sono all'estero, mi ha contattato un amico che è in contatto con il municipio, col sindaco di Bergamo, che ha istituito un fondo di mutuo soccorso per aiutare persone anziane per il coronavirus e per rilanciare il turismo su Bergamo dopo virus. E mi hanno chiesto alcune idee, siccome conosco un po' di imprenditori in Russia, in Ucraina, e una delle idee ho detto, vabbè, proviamo a promuovere questo libro con la raccolta fondi e tutti i fondi che verranno raccolti dalla vendita online saranno destinati a questo fondo di mutuo soccorso. E quindi con questi amici di Mosca, ma anche a Bergamo, promuoveremo la vendita di questo libro online e tutti i proventi saranno destinati a questo fondo di mutuo soccorso istituito dal Comune di Bergamo. E come si può trovare questa fiaba? Ma facilissimo, il titolo della fiaba è Arturo l'unicorno, si può cercare su Google, ci sono tutti i link a 18 piattaforme, è tradotto in diverse lingue, credo che in Italia uno scelga la versione italiana, costa 3 euro e siccome immagino che le famiglie a casa con i bambini abbiano esaurito tutti i libri a disposizione, possono comprare questo online, se lo leggono su Kindle, sull'iPad, dove vogliono. E questi 3 euro andranno per il fondo di mutuo soccorso.